Era latitante ma non disoccupato, sbarcato in Francia ad Avignone, Vincenzo Ciriello, 60 anni, nella lista dei super latitanti del Ministero dell'Interno, andava in giro in motorino a consegnare pizze per conto di suo fratello, titolare di un locale. In altre parole, faceva il raider. Quando è stato catturato dalla Brigata Nazionale Ricerca Fuggitivi, un reparto francese specializzato nella ricerca dei latitanti, non ha tentato alcuna reazione. A dare precise indicazioni ai colleghi d'Oltralpe sono stati i carabinieri di Napoli, che avevano individuato il suo nascondiglio. Vincenzo Ciriello, accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, reato per il quale si era sottratto alla cattura nel 2019, era ritenuto un elemento di spicco del clan Mazzarella, collegato anche ad Amico attraverso legami di parentela. Condannato in primo grado a 10 anni, adesso è in carcere in attesa di essere estradato in Italia. Non è la prima volta che, grazie alla collaborazione tra i militari dell'arma e gli uomini della brigata francese Ricerca Fuggitivi, un pericoloso latitante viene assicurato alla giustizia. Nel 2014 venne arrestato a Nizza Antonio Lorusso, del clan di Secondigliano, oggi collaboratore di giustizia.